fronti contrapposti all'Antonio Carraro di Campodarsego nel Padovano, la nota fabbrica di trattori in piena salute, al centro di una simbolica vertenza che riguarda il contratto integrativo. Il premio produzione è stato revocato dall'azienda dal 2017 ed ora l'aumento del costo mensa è passato da 0,60 a 2,60 euro. I lavoratori hanno fatto sciopero per 4 ore e allestito un presidio, anche dopo che la proprietà, per voce di Liliana Carraro, ha fatto sapere che i lavoratori avranno quello che chiedono. I sindacati hanno calcolato che al ritmo di 22 trattori realizzati ogni giorno, i lavoratori garantiscono all'azienda un guadagno di quasi 15 milioni di euro l'anno e parlano di risposte ispirate dal clima carnevalesco e chiedono ora un tavolo di confronto. L'azienda sulla stampa dichiarando la massima disponibilità a raccogliere le richieste dei lavoratori, disponibile ad accontentarli, bene, così noi aspettiamo la convocazione formale e anche esplicito appunto la volontà di rispondere a quelle che sono le nostre richieste. L'Antonio Carraro ci ha dato disdetta al costo azienda e ha aumentato dal 1° gennaio a 2,60 euro a pasto, prima pagavamo 0,26 centesimi. Praticamente l'azienda ha applicato un aumento di 1000%, 57,20 centesimi all'anno a 572 euro all'anno costo lavoratore. Già siamo falcidiati dal costo vita al di fuori dalla fabbrica e su un bene, su quello che è un pasto giornaliero dopo 8 ore di lavoro, hanno dato questo aumento abissale a carico dei lavoratori, senza tener conto che è da più di 15 anni che qui non discutiamo di contratto aziendale, quindi di aumenti per i lavoratori e quindi gli stipendi sono fermi al 2008. Viene solo riconosciuto il contratto nazionale.